servono crediti, ragazzi, passate da fifaeasy.com e con il codice malati15 riceverete l'8% di sconto. E bella a tutti ragazzi, qua Rebeli. Oggi sono qui con la review di un centrocampista del Chelsea molto buono che è uscito IF dopo la sua buona prestazione con la sua squadra, in cui è riuscito a mettere a segno ben due gol ed è riuscito a far pareggiare il suo Chelsea, cercando ancora qualche speranza per arrivare almeno in Europa League. Comunque, il giocatore in questione è Cesc Fabregas IF. Ha 88 di rating e secondo me questa carta è molto valida, soprattutto perché in questi giorni, come avete potuto vedere sul canale, stavo usando la BBVA e ho provato comunque altri centrocampisti che gli assomigliano, tipo Kroos, o comunque Iniesta, James Rodriguez. Ho provato comunque giocatori non velocissimi, però con dei buoni passaggi. E devo dirvi che Cesc Fabregas li supera benissimo tutti, tranne forse Modric, e quindi questa carta ve la consiglio pienamente in una BPL. Comunque, iniziamo subito con la vera e propria review. Allora, il suo primo pro è la velocità, ragazzi, velocità di 69, che però in game sembrerà anche qualcosina di più, dato che io l'ho provato anche in un falso 9, l'ho provato da CC e da AT, e devo dire che mi sono trovato bene in tutti e due i ruoli. Io, pazzo come sono, mi sono trovato leggermente meglio usando la T, però non nascondo che anche CC ha il suo ruolo perfetto. Non vi consiglio di metterlo CDC, dato che ha dei valori di difesa abbastanza mediocri e quindi magari non riuscirà a farvi tutto il lavoro del centrocampista difensivo. Comunque, passiamo subito al secondo pro, ragazzi. Secondo pro è il dribbling, dribbling allucinante. Dribbling puro non è molto alto, è 83, però ha un controllo palla, ragazzi, assurdo di 89, che veramente gli permetterà, in abbinata ai passaggi, di combinarvi grandi cose in game, soprattutto perché se riesce a stoppare bene la palla e controllarla bene, e di conseguenza passarla anche in modo corretto, vi verranno fuori dei passaggi allucinanti. Quindi promosso a pieno anche il dribbling. Passiamo al terzo pro, ragazzi. Terzo pro è il tiro di 82. Il tiro ha delle statistiche molto alte, si aggirano tutte fra l'82, 83, 84. Comunque sono molto molto buone. E io, usandolo a T, ho notato che in 8 partite mi ha fatto 15 gol, quindi un valore niente male, ragazzi, e quindi promosso anche il tiro. Passiamo al suo quarto pro, ragazzi, la difesa. Difesa di 70, come ho detto, più o meno siamo su dei valori mediocri, tutti intorno al 70, spicca solo l'80 di testa, che anche in game si vede abbastanza, solo che lui non è altissimo, quindi ha un salto anche di 70, quindi non riuscirà a prendere benissimo tutti i palloni. Passiamo subito al suo ultimo pro, ragazzi, passaggi, passaggi è il suo valore allucinante. Ha dei passaggi di 94 corti, 93 lunghi con 94 di visione. E qui lascio anche a voi immaginare che razza di bestia sia sui passaggi. Passaggi perfetti, sbaglierà un passaggio su 10, quindi devo dirvi la verità che questa carta è molto molto valida. Comunque, ha solo un piccolo contro, l'agilità, che io con i giocatori poco agili mi trovo veramente male, ma è abbastanza soggettiva la cosa. Però ha un 66 di agilità che magari a molti di voi potrebbe far storcere il naso, a me me l'ha fatto abbastanza storcere. Comunque, fatto sta, io gli ho dato un 8 più di voto, sono abbastanza soddisfatto di questa carta. E niente, come avevo già accennato a Pasqua, adesso partirà definitivamente la grafica che avevamo deciso. Comunque, ci sono due giocatori oggi, tutti e due miei, Sanchez ATT o Ibra 91. Sta a voi scegliere. Ditemi voi nei commenti chi preferite e spero che questo video raggiunga almeno i 70, gli 80 like. E niente, io vi saluto, vi ringrazio e che vinca il migliore. Bella.